Oh, attenzione, sono entrato e già abbiamo i risultati, non ho neanche fatto l'intro. Ah, vabbè, sì, purtroppo già siamo nel bel mezzo dell'evento ed io sto registrando molto tardi questo video, ma... Benvenuti in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch Puni Puni! Cos'è successo? Perché non ho più caricato Yo-Kai Watch Puni Puni? Perché non ho potuto, semplicemente questo. Volevo registrarlo prima, ma non ho avuto modo di registrarlo prima, né di registrare appunto gli altri episodi. Ad ogni modo è un evento a punti, possiamo scegliere una di queste tre squadre. Io ho scelto la squadra di Kyuubi per appunto i primi 3 giorni, ora sceglierò la sua, che non ho idea di come si chiama perché i nomi giapponesi ovviamente non li so e mai li saprò, meglio così. Ho già giocato un po' all'evento, ma non ho ancora raccolto nessuna ricompensa delle quest, nessuna ricompensa appunto delle missioni, quindi le vedrò insieme a voi direttamente. L'evento appunto è quello dove scegliete una squadra, ci sono 3 squadre disponibili, ne scegliete una, conquistate più livelli possibili, quando arrivate al livello blu avete la possibilità di slottare, in genere si slotta, e vi dà più punti. In teoria funziona così. E insomma, niente. Poi ci sono gli altri che il computer, ovviamente, può attaccare un posto che avete già conquistato. Voi, se lo combattete e se riconquistate il posto, prendete molti più punti di quanti non ne prendereste normalmente. Quindi è ottimo assolutamente combattere quando i nemici, o meglio, il computer della squadra avversaria attacca un posto che avete già conquistato. Direi di andare a vedere le quest per questo evento, che non ho ancora visto, però ne ho già completata una. Ne ho completate due? Ok, vediamo un po' cos'era. Ottieni 500 sfere. Va bene, questo si fa facilmente, ottenere 500 punti nell'evento. Quando combattete, che compaiono le sfere, poi lo andiamo anche a vedere, fate i punti, ma l'avrete già capito. Poi questo qui cos'è? Ah, ok, proteggi 3 volte i tuoi livelli. Appunto, come ho detto, quando il computer di una squadra avversaria ti viene ad attaccare, tu lo sconfiggi 3 volte, in questo caso, e ti dà appunto la quest dell'evento. Poi ci sono addirittura 7 battaglie da fare. Poi bisogna addirittura provare a rubare 15 volte, ora ve lo spiego. Poi c'è la slot, 10 slottate, appunto quello che ho detto all'inizio della slot, e gioca l'attacco al punteggio. Ora, come si fa a rubare almeno 15 volte? Bisogna arrivare alla slot Kai dopo appunto il livello del boss, e poi ci sono 2 funzioni. Ci sta la funzione appunto di uccellatro e la funzione depreda, dove tu puoi mandare i tuoi yokai, credo. Non ci sono ancora arrivato, ma dovrebbe essere come tutte quante le Scramble Battle. Quindi, se per 15 volte scegliete uccellatro, nel giro di 2 o 3 ore si completa, potrete appunto accedere a queste altre 2 quest dell'evento e appunto poi completare con 10 slottate l'evento finale. Insomma, si fanno piuttosto velocemente, nel giro di una giornata si fanno. Io quando giocavo seriamente Yo-Kai Watch Puni Puni, nel giro di 2 giorni le facevo tutte. Poi andiamo alle missioni che ancora non ho visto, quindi le vedo direttamente con voi. Vediamo un po'. Ok, sì, lo stesso discorso di prima. Appunto, arrivate alla slot, potete scegliere sia uccellatro sia che la slottata con il vostro team, credo, o uccellatro o il vostro team, e appunto se lo fate per 40 volte vi dà la ricompensa di 400 punti yokai. È interessante. Poi abbiamo anche per questo evento alcuni yokai speciali, tipo Puni Kyuubi. Se avete Puni Kyuubi lo portate al livello 10 per ricevere la ricompensa. Oppure se portate Dai Gunshi Katai, dovrebbe essere, se non sbaglio, a livello 10, vi sblocca un segreto dell'anima mini. Poi abbiamo... Oh, questo chi è? Ok, questo è Rinne, dovrebbe essere il primo yokai di rango Z che incontriamo nel gioco. Se ci facciamo amico a Horinne ci dà appunto una moneta Emma. Interessante. Se portiamo l'Energimax di Horinne a livello 2, ci danno 2 sfere sacre. Non male. Bisogna anche portarlo a 3 addirittura. Questo qui è l'evento Sangokushi, quindi insomma ci dà una moneta Sangokushi. Però bisogna portare l'Energimax di Aorin a livello 3. Non ho idea di cosa faccio la moneta Sangokushi, però penso che faccio uscire uno yokai a tema, appunto, per l'evento. Poi, se vi fate amica Kumin Chosen, che sarebbe appunto Insomni, però dell'evento, vi dà un'esfera media. Se portate il suo Energimax a livello 2, 50 punti yokai.
Mentre se portate sempre l'Energimax di Insomni Chosen a livello 3, vi danno 100 punti. Le missioni non sembrano tanto difficili. Io a quanto pare non ne ho completata neanche una. Metapino! Però potrebbe succedere, prestate attenzione, che durante le fasi finali dell'evento, ovvero dopo una settimana che è iniziato, vengono aggiunte altre missioni. Le altre missioni sono di portare a livello massimo Punikyuubi, Aorin e Daigunshi Katai. Quindi, nel caso ci sia questa possibilità, che non escludo, non faccio un altro video, ve lo dico qui. Stage segreti, livello 19, 35 combo, livello 24 da completare, ok? Ad ogni modo, Kuj, questo video termina qui. Punipun è tornato dopo una piccola assenza. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video, spero che vi sia piaciuto, l'ho portato un po' tardi ma tant'è. Come sempre vi invito a dare un'occhiata in descrizione per la pagina Instagram e a iscrivervi al canale nel caso ancora non foste iscritti. E noi come sempre ci vediamo nel prossimo video. Bye bye!